Bianchini è in assoluto uno dei cantieri che ha saputo miscelare assieme la tradizione con l'innovazione. Tradizione in quanto le linee, gli arredi, il layout delle imbarcazioni sono quanto di più tradizionale e affascinante ci possa essere. Innovazione perché all'interno di queste barche c'è comunque nascosta una tecnologia veramente straordinaria. Massimo Franchini ci può spiegare un pochino le ragioni di questo binomio tra innovazione e tradizione? Sì, diciamo che è stato da sempre il nostro principale obiettivo quello di guardare avanti per quanto riguarda tutte le caratteristiche tecniche e tecnologiche dell'imbarcazione e in un certo senso buttare un occhio anche al passato, perché crediamo che comunque le atmosfere, il modo e l'attenzione diciamo rispetto all'andare per mare sia fondamentalmente immutata nel tempo. Quindi quello che la gente vuole ritrovare in termini di sapore, appunto, di atmosfere è immutato e immutabile, quindi cerchiamo di mantenere alcuni elementi di questi aspetti. Possiamo dire che la gamma Emozione, che è una gamma di imbarcazioni a motore che mettono molto bene assieme atmosfere e layout, rappresentano uno stile Franchini dell'andare per mare? Sì, questo è sicuramente quello che noi vogliamo ottenere e crediamo di aver ottenuto. Il nostro stile si rifà al modo, fra virgolette, normale di navigare, di andare in mare. Le nostre carene, per esempio, sono carene molto semplici che però, come abbiamo potuto verificare anche di recente facendo tutta una serie di test comparativi, hanno delle caratteristiche di navigabilità superiori anche a quelle definite in qualche modo rivoluzionarie, nel senso che proprio perché hanno delle prestazioni medie sempre altissime, riescono sulle lunghe distanze a dare consumi e prestazioni superiori a quasi tutte le carene di pari dimensioni e caratteristiche. L'innovazione è soprattutto in questo. Massimo Franchini è stato uno dei primi ad applicare l'infusione per la tecnica della stratificazione della vetroresina, un sistema che permette delle caratteristiche nel tempo e soprattutto da un punto di vista navigativo, oltre che da un punto di vista estetico, che sono veramente incredibili. Massimo, parlaci un attimino di questa cosa dell'infusione. Beh, intanto ti correggo, non è stato uno dei primi, è stato il primo. Sei stato il primo, allora, giusto. Perché cercavamo all'epoca di migliorare la qualità degli stratificati in vetroresa, che erano oggettivamente bassine, soprattutto era nettamente inferiore allo standard che noi proponavamo nelle nostre barche, perché all'epoca, come adesso del resto, avevamo delle squadre di ebanisti veramente in gamba, avevamo tutta una serie di grandi piccoli artisti in cantiere. La vetroresina era un po' l'elemento debole. Abbiamo notato questo tipo di tecnica che veniva utilizzata negli Stati Uniti soprattutto per ragioni ambientali, perché come ormai si sa ha il grande vantaggio di non emettere assolutamente nulla in atmosfera, perché il sistema funziona sottovuoto, quindi stagno, e questa era la motivazione principale. Però poi abbiamo scoperto che aveva anche delle valenze tecniche molto alte per la riduzione del peso, ma soprattutto per l'omogeneità dello stratificato, perché la resina, essendo appunto iniettata sottovuoto, viene distribuita in maniera assolutamente uniforme in tutto lo stratificato ed è predeterminabile, quindi sappiamo esattamente quanta resina, quanto vetro e come interagiscono i due fattori. Questo ci dà appunto delle barche molto più leggere, 30-40%, e con
con uno stratificato assolutamente privo di bolle d'aria e di quindi rischi di delaminazione, osmosi e quant'altro. Questa è la base della tecnologia. Poi ci sono altri vantaggi di tipo industriale, nel senso che è molto più serializzabile, il processo è estremamente controllabile. Da lì siamo partiti, abbiamo evoluto noi all'interno la tecnica per arrivare ai risultati attuali, dove utilizziamo anche resine possidiche, utilizziamo resine vinilestre, quindi con ulteriori miglioramenti del sistema. Questa tecnologia noi la applichiamo su delle carene, fra virgolette, tradizionali, quindi progettate con i criteri di sempre, quindi carene equilibrate, carene che permettono alla barca di navigare al massimo delle sue performance. In questo caso, se è un 55, parliamo di 30-32 nodi per la navigazione d'altura in crociera, è la velocità giusta. Noi abbiamo una buona carena e possiamo dimostrare con i dati che ha dei consumi e quindi una possibilità di navigare dai 12 ai 30 nodi, quindi è il cliente, l'utente che sceglie in che assetto vuole navigare. Questo è figlio della forma della carena, ma è anche figlio della distribuzione dei pesi. E qui torniamo al discorso iniziale, che una tecnologia come l'infusione ci permette di controllare anche la distribuzione dei pesi e quindi avere quel tipo di comportamento in mare, certo. Senza incertezze. Certo. Tradizione e innovazione, tecnologie e fascino di un layout che chiaramente è intramontabile. Questo vuol dire avere un Franchini quando si va in mare.